Romina Power davvero insuperabile. Persino Albano non riesce a proprio tenerle testa su quella cosa. Scopriamo insieme di cosa si tratta. In tutti questi anni di onorata carriera, Romina Power si è distinta sulla scena italiana e internazionale non solo come cantante, ma anche in veste di attrice e opinionista. Insomma, stiamo parlando di una donna di spettacolo a tutto tondo che ha sempre accolto le sfide a braccia aperte. Durante il suo percorso sono state molteplici le soddisfazioni ottenute da sola, ma altrettante in coppia con Albano. Power, patrimonio stellare da far sussultare anche Albano. L'esordio, infatti, avviene poco prima che adolescente. A soli 13 anni fa la sua prima comparsa nel film Giustine, ovvero Le disavventure della Virta e non ancora maggiorenne, annoverava già molte collaborazioni cinematografiche. Galeotto fu il set di Nel Sole, dove conobbe quello che fu il suo più grande amore, Albano. La inizio nella musica avvenne con il primo 45 giri intitolato Quando gli angeli cambiano le piume. Siamo nel 1966. Fu per Romina non solo la inizio di una florida carriera che va avanti ancora oggi, ma anche la occasione di ricevere i primi importanti guadagni. Da quel momento, infatti, la Power è stata inarrestabile. Vale la pena ricordare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Il primo fra tutti, senza alcun dubbio, la vittoria del Festival Bar nel 1969, nella categoria Disco Verde con il brano Acqua di Mare scritto da Albano. E ancora, le innumerevoli partecipazioni al Festival di Sanremo in coppia con il cantante di Cellino San Marco, che li hanno visti trionfare in diverse occasioni con canzoni che ancora oggi sono molto vive sulla scena musicale italiana, una fra tutte, Ci sarà del 1984. Trattino maggiore. Trattino maggiore. I più curiosi sicuramente si saranno chiesti a quanto ammonta il patrimonio di Romina Power. Beh, considerando che ha all'attivo circa 60 anni di carriera, non si tratta sicuramente di bruscolini. Non riusciamo a fornirvi una stima ben precisa, ma gira voce che possa aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro.